Dopo 2 anni di crescita sostenuta, il 2023 mostra un rallentamento dell'economia locale, anche se il segno resta positivo. La fotografia è stata scattata dall'Osservatorio Economico della Camera di Commercio della Romagna, che riporta i dati dei primi 3 trimestri dell'anno. Con l'economia mondiale che sta rallentando, l'inflazione sì in diminuzione, ma ancora superiore agli obiettivi della politica monetaria, che rimane quindi restrittiva, la situazione romagnola presenta una sostanziale tenuta, con un tessuto imprenditoriale ancora solido. In primo luogo il dato di sintesi, che è un'economia che cresce poco ma cresce, quindi il segno è più particolare qui per la provincia di Rimini, più 0,6 rispetto alla Romagna che subisce le conseguenze dell'alluvione, quindi fa più 0,3, però è sempre un più e quindi quando c'è un più ce lo portiamo a casa. L'industria è sicuramente in rallentamento, le costruzioni hanno anch'esse un'attesa di rallentamento, di calo. Il settore dell'agricoltura ha avuto un'annata molto molto difficile, molto complicata, con dati molto negativi. Il settore del commercio positivo, con consumi in crescita, il settore del turismo bene, con dati in crescita soprattutto del turismo dall'estero. Abbiamo un sistema imprenditoriale ancora sano, con qualche luce, qualche ombra. L'ombra deriva dal fatto che calano le imprese giovanili e le imprese, le start-up innovative. Le luci derivano dal fatto che c'è un sistema imprenditoriale più equilibrato, con meno debito, con un maggiore equilibrio dal punto di vista patrimoniale e finanziario, quindi in grado di affrontare gli investimenti che sono necessari per traguardare il futuro. Se uno adotta una prospettiva di medio-lungo termine, la crescita delle aziende del territorio romagnolo è molto positiva e convincente. Ci sono state scelte coraggiose di rafforzamento della patrimonializzazione delle imprese e di riduzione dell'ammontare complessivo delle passività, che fanno ben sperare per la capacità in futuro di alimentare investimenti e crescita. Certamente è un momento storico di cambiamenti radicali nel mondo competitivo di praticamente tutti i settori, e quindi la grande sfida sarà interpretare la modifica che la tecnologia dell'intelligenza artificiale da un lato e tutto il tema della sostenibilità, quindi dell'economia circolare dall'altro, indurranno nelle dinamiche competitive. A questo si aggiunge un tema molto specifico del nostro paese, che è quello del calo demografico, perché attirare talenti giovani con competenze diventerà sempre più difficile a fronte purtroppo di un numero più ridotto di giovani, e in prospettiva è un elemento che è già stato in un qualche modo avvertito dalle imprese negli ultimi anni, ma che temo si acuirà significativamente. Ecco, mi permetto di dire che da questo punto di vista, conoscendo l'apertura della Romagna, mi sento di essere più ottimista che in altri luoghi, perché da sempre i romagnoli sono stati in grado di accogliere anche persone che provenivano da altri territori e integrarli positivamente nel tessuto economico e sociale. Bisogna innovare e anche fare dei tentativi che non necessariamente porteranno a dei risultati positivi. La capacità di sopportare i costi dell'errore sarà cruciale nel prossimo futuro, così come la capacità di attirare persone talentuose dipenderà dalle prospettive che un'azienda riuscirà ad offrire a queste persone talentuose, e tutto questo si collega anche alla dimensione e alla possibilità di crescere dentro l'azienda in un percorso professionale. L'andamento economico è alla base anche delle strategie politiche. L'amministrazione comunale di Rimini sta orientando i suoi sforzi su 2 grandi direttrici: far crescere il turismo internazionale e perseguire piani di sviluppo ambiziosi per la fiera. Emerge un quadro dove sicuramente non manca qualche criticità, ma è un quadro sostanzialmente di tenuta in un contesto macroeconomico internazionale tutt'altro che semplice, con tensioni geopolitiche che sappiamo essere fortissime. Insomma, il nostro territorio tiene,
A livello turistico sappiamo che i dati, nonostante la tragica alluvione, sono dati di tenuta, anzi di crescita. Vanno meglio le località che hanno un segmento di turismo estero più marcato, come la città di Rimini, che come ho annunciato avrà addirittura un introito di tassa di soggiorno, quello un dato inequivocabile, di un 10% circa più alto di quello previsto nel previsionale. E poi, come dire, una riflessione sul tema di Egg, dopo i drammatici anni del Covid, che ha di fatto bloccato completamente le fiere, i congressi, è ripartita alla grande. Abbiamo dei dati record come IEG, che ci fanno ben sperare anche per gli investimenti che ci apprestiamo a portare avanti insieme ai soci vicentini, a tutti i soci insomma della compagine IEG. Il 10% in più per la tassa di soggiorno vuol dire 1 milione di euro in più rispetto ai 9 milioni previsti, che verranno usati prevalentemente per cosa? Ma è chiaro che la tassa di soggiorno ha anche delle destinazioni ben precise, che noi a Rimini abbiamo sempre rendicontato in modo assolutamente trasparente, cioè non è che questi soldi servono a chiudere chissà quali buchi, no, sono risorse che vanno spese bene per migliorare la nostra offerta turistica, per fare in modo che i turisti che la pagano, quell'imposta, abbiano servizi sempre migliori, una città sempre più bella. Abbiamo già annunciato che nel nuovo anno incrementeremo l'imposta di soggiorno e abbiamo previsto che il nuovo introito, l'incremento che avremo, andrà investito in parte significativa anche su tutte le azioni di promocommercializzazione per aumentare i voli per il nostro aeroporto, in modo da avere un volano ulteriore di crescita per il nostro turismo. In questo contesto la Camera di Commercio che cosa vuole essere per il territorio romagnolo e per quello riminese? Ma in particolare vuole essere una fonte di dati, di informazioni che siano utili, perché l'approccio deve essere quello che si chiama data driven, cioè partire dai dati e dai dati dalle informazioni, quindi non dalle sensazioni, ma dai dati partire per capire dove si deve andare. È il momento in cui le imprese fanno le strategie e devono capire dove investire. Devono capire come investire e quanto investire, poiché non c'è dubbio che debbano investire. Se non si investe e non si innova, il futuro diventa un luogo più difficile e più complicato. La seconda mission che mi vorrei dare è quella di sostenere il nostro territorio. Abbiamo fatto una scelta e in particolare tutte le poche, per la verità, risorse che abbiamo per la promozione e l'animazione del territorio le abbiamo destinate tutte ai comuni montani, pensando che il territorio va preservato, va sostenuto, va aiutato. In una fase di rallentamento come quella vissuta nel 2023, la vera sfida è spingere ancora con più forza sugli investimenti per rafforzare la posizione sui mercati. Due i punti chiave che sono il segno della trasformazione epocale che si sta attraversando. La trasformazione digitale e l'innovazione. L'economia va in questa direzione. Voi pensate, Elon Musk ha annunciato un investimento di 1 miliardo sull'intelligenza artificiale. Pochi giorni dopo una banca d'affari americana ha previsto il ritorno di quel miliardo investito nell'intelligenza artificiale, lo ha ipotizzato in 500 miliardi. Nvidia, che è il principale operatore mondiale che fornisce i chip per l'intelligenza artificiale, ha una valorizzazione attuale che supera il trilione di dollari. Ma questo ci dice anche cosa avverrà, e quindi anche nel commercio, nel turismo, nell'agricoltura, nell'artigianato. Non c'è dubbio che l'investimento nel digitale, nell'innovazione, è la strada, l'unica strada da seguire. Vede questo territorio predisposto a questo cambiamento epocale? Sì, abbiamo un territorio che ha sempre saputo cogliere le opportunità. Abbiamo imprenditori fenomenali, i risultati che abbiamo avuto in questi anni lo testimoniano. Le imprese hanno ottenuto dei risultati straordinari nell'export, nella crescita. Questa era, nel dopoguerra, una delle zone più povere d'Italia.
oggi è una delle zone più ricche d'Italia, e questo per merito degli imprenditori.